A Sottoporta Show su Radio No Frontiere, come promesso, abbiamo un tifoso in onda con noi che si è prenotato al 392 61 65 224. Qui a Sottoporta Show su Radio No Frontiere abbiamo il tifoso Maurizio Palumbo. Ciao Maurizio, ben ritrovato con noi. Ciao ragazzi, Maurizio Palumbo. Ciao Maui, ben ritrovato. Come stai? Tutto bene? So che eri a Torino, vero? Sì, siamo ritornati proprio da poche ore, a posto, una bellissima trasferta, una bellissima vittoria. Un primo tempo abbiamo dominato proprio la grande e poi sì, abbiamo amministrato, andava bene, dovevamo vincere, abbiamo vinto, l'importante è la vittoria. Vabbè, decisamente sì, ma quanto sei contento poi per Mister 33 gol in campionato Gonzalo Higuaín? Beh, aspettiamo il 35esimo magari. Però io i record sono belli, però mi piacciono vincere i titoli, Ah, beh, certo. perché i record tanti bambini li possono battere, i titoli e i trofei restano per me la società, diciamo. Ah, quello Però senza alcun dubbio. il discorso dei 104 gol, 105 gol è tutto, pure quando stava benissimo. Io preferisco vincere 30 partite 1-0 che 5 partite per esempio 6-0, perché con dei risultati. Quindi, se per esempio nell'Atletico Madrid gioca male, gioca così, però come fa? Lui ha perso sì, con le lande tutti i partiti, però Però in Champions League in finale, beh. da poco andrà a fare la finale di Champions l'Atletico Madrid. Se poi parliamo di fatturata, lui ha visto un discorso, lo stesso con l'Egitto, parliamo del fatturato, È quindi vero, la vero, società c'hai ragione. nazionale dice che C'hai ragione, Maui. C'hai ragione anche perché poi effettivamente il Napoli ha bisogno più di organizzazione, ecco, da questo punto di vista. ci vuole l'organizzazione, vedi la Juve, cioè sul campo si rubano, fanno, vincono, però con l'organizzazione stanno 30, 40, 50 punti più avanti a noi, cioè Beh, certo. il discorso è quello, finché non apriamo una società, secondo me, in grado di fare professionismo serio, cioè dicendo che non è solo una società a carattere familiare, ma un'entità appunto internazionale, come voleva diceva il presidente La Volpa, che poi alla fine di tornare in Cipro, secondo me il Napoli resterà sempre a guardare gli altri come vincono. Spero di sbagliare, spero che poi ci prenderà anche Speriamo. questo, avventura di facciamo la replica di questa puntata di ricordi l'anno scorso, ma non è una bruttissima figura, perché io il Napoli logicamente ce l'ho nella stagione, e voglio fare una brutta figura sul Napoli appunto con questo spendibile l'anno scorso, l'anno prossimo. Eh beh, certo, noi ci auguriamo tutti che il Napoli possa finalmente magari vincere lo scudetto o anche qualche altra cosa, prettamente lo scudetto perché è il prossimo passo da fare. E Maurizio, quindi speriamo che tu abbia torto, ecco, in tal senso, ecco. Ah, certo. E poi vorrei che in effetti vorrei fare un appello pure a tutti i tifosi che Vai. dicono sì, ma a questo punto è meglio vendere Higuaín perché c'ha 29 anni, vedi per esempio la Juve ha venduto tempo fa Zidane, ma io voglio ricordare a questi tifosi, la Juve ha venduto Zidane quando è finito un ciclo, quando la Juve ha vinto, non Esatto. ha perso, non è quando è andato secondo, quello che i giocatori l'hanno venduto il corpo freddo. Quando vedi che hanno finito praticamente un ciclo, hanno venduto un trofeo, hanno venduto qualcosa, ma vendono adesso, come tutti noi abbiamo venduto la Cavani, è lo stesso quando pure Quagliarella, pure se non era un top dei top, però era solo un grandissimo giocatore, quindi Cavani di Napoletano, Ecco. logicamente mettiamo il gol a questo punto, sì, tu comprerai di nuovo un giocatore di sicuro, da 40 milioni di euro, che fino a farà 15 milioni di euro. Secondo farà 30 punti e poi saremo appunto da capo dove verrà di nuovo perché poi ci farà di nuovo calcio mercato e tutto. Ecco. E quando diciamo che a questo punto io dico partecipare è bello, ma ogni tanto, cioè almeno una volta, quindi cioè, vediamoci una vittoria importante secondo me. E beh, certo, è quello che poi tutta la piazza e i tifosi intelligenti vogliono, perché c'è anche voglia di festeggiare i grandi traguardi, non solo chiaramente il secondo posto Champions.
bella sentita, perché la sentita, secondo me, se mi sono lasciato, non capite secondo, è bella sentita, bella qua alla fine, non lo so, a me il discorso, per esempio, il campione d'inverno, il fatto dei eroi, il capo cannoniere, sì, sono contento fino a un certo punto, ma cioè... Ci vuole un po' di sostanza, tu dici? Ma appunto, cioè, no, cioè, siamo felici, siamo contenti per la prestazione di ieri, io mi sono commosso di nuovo, perché il Napoli, vi ripeto, sono usando il mio cuore e tutto. Però alla fine, io faccio un altro di te, parli con l'ultimo sforzo, perché c'è papà un lassù che mi sta aspettando con il tricolore, ce lo devo portare, no? Beh. Sarebbe giusto, sarebbe davvero giusto. Maurizio, senti, io prima di salutarti e ringraziarti, se hai dei saluti da fare ti li lascio tranquillamente fare. No, niente, un saluto a tutti i tifosi del Napoli, andiamo tutti allo stadio, però non andiamo quando si vince, non andiamo quando si vince, perché volevo vedere se Napoli vedendo ieri anche nel primo pareggiamo. A questo punto andiamo tutti quanti allo stadio. Allora per l'anno prossimo, seguite tutti i Napoli, venite allo stadio. Tutte le partite, non è che soltanto le partite, diciamo, quelle comode. Perciò, seguite di più, state più attaccati a questa società, a Napoli, alla maglia, perché no, la società, alla maglia, a questi ragazzi, perché non ci hanno regalato il soldo quest'anno, ne hanno fatto da un grandissimo campionato. Ed è vero, ed è giusto anche il tuo appello, caro Maurizio. Io ti ringrazio e ti auguro un buon proseguo. Grazie a voi, grazie a tutti e forza Napoli sempre. Sempre comunque, ciao Maurizio. Ciao, ciao.